Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Parola del Signore. Fame di Gesù, fame della Chiesa e pratica del comandamento nuovo. Ecco, questa liturgia ci porta questa contemplazione, questa grazia di ricordare che Gesù oggi si presenta a te come pane della vita eterna, non solo nell'annuncio del Vangelo, bensì anche nella celebrazione dell'Eucaristia, nella Santa Comunione che faremo tra poco. Gesù è il pane della vita eterna. Gli studiosi fanno osservare che questo miracolo della moltiplicazione dei pani non è uno dei tanti che Gesù ha fatto, ma occupa un posto importantissimo, è raccontato 9 volte nei Vangeli, e adesso anche fa riferimento a San Paolo più di una volta, perché è un miracolo speciale che ha a che fare con l'Eucaristia e ha a che fare con la rivelazione profonda di Gesù. Gesù viene sulla terra per essere il pane della vita eterna. Ricorderete per esempio la parola che c'è nel Vangelo di Giovanni capitolo 6: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poi Gesù dice anche al contrario: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita. Ecco perché questo è un miracolo speciale. Noi per rispondere a questo miracolo tante volte veniamo alla messa e facciamo la comunione, ed è una cosa ottima,
però c'è anche qualcosa in più che possiamo fare per crescere in questa comunione con Gesù, nei frutti della comunione. Ed è la fame di Gesù, la fame e la sete di Gesù. Voi sapete, forse per esperienza naturale, che quando uno mangia senza appetito, tante volte quello che mangia non fa tanto frutto. Nella vita spirituale c'è qualcosa del genere. E la comunione con Gesù fa molto frutto se siamo in grazia di Dio, evidentemente, ma anche se abbiamo la fame e la sete di Gesù, se desideriamo crescere nella sua vita, nella conoscenza di Lui, nella intimità con Lui. Ecco, quindi la fame e sete di Gesù, la fame e sete di Gesù. Dobbiamo anche chiederla a Gesù questa fame, il desiderio di crescere in Lui. E poi questa fame di Gesù è anche fame della Chiesa, perché Gesù vive nella Chiesa. Una delle grandi tentazioni che sempre ci sono state, ma oggi è particolarmente violente e forte, è di pretendere una relazione con Gesù staccata dalla Chiesa. In America è nata pure, in America sapete che nascono tante chiese con facilità, una di queste si chiama Cristo sì e Chiesa no. Questo è un inganno, non esiste Gesù senza la Chiesa. La Chiesa è il corpo mistico di Gesù. Ricorderete anche la grande apparizione di Gesù risorto a San Paolo, con la quale l'ha convertito. L'ha fatto proprio diventare cieco a terra, perché era accecato dall'odio. E quando era prostrato, vedendo Gesù nella gloria, con quell'autorità e luce che aveva lui, Signore, chi sei? Io sono quel Gesù che tu perseguiti. E Paolo perseguitava i cristiani, non perseguitava direttamente Gesù glorioso. Ora questo ci deve convincere di questa visione profonda della Chiesa. La Chiesa è presenza di Gesù nel mondo, anche in mezzo alla gente peccatrice come siamo noi. Non è che siamo tutti santi già, però c'è Gesù. Gesù è geloso della Chiesa, e tanti faranno un purgatorio terribile perché non hanno amato la Chiesa e, anziché rispettarla ed aiutarla nel suo cammino, l'hanno criticata ingiustamente e hanno scandalizzato delle persone deboli, i quali, sentendo queste critiche alla Chiesa, in pratica si sono allontanati da Gesù, dalla fonte della salvezza. Quindi crescere anche nell'amore della Chiesa, che non vuol dire approvare le cose storte, no? Perché sappiamo che Gesù è verità, però vuol dire anche accogliere la grande verità che Gesù è presente nella Chiesa, la Chiesa è sua sposa, Gesù è geloso della Chiesa. E chi disprezza la Chiesa disprezza Gesù e si taglia i ponti di collegamento con la grazia di Dio. E poi in questo amore alla Chiesa noi non solo abbiamo una stima, una difesa anche della Chiesa, ma abbiamo anche l'impegno di costruirla. Come si costruisce la Chiesa? Praticando il comandamento nuovo di cui Gesù ci ha parlato nella prima lettura. Questo è il grande comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Uscire da un cristianesimo individualista e andare verso un'esperienza di fede profondamente comunitaria, perché la fede cristiana è centrata su questo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.